che ce lo permette, ce lo consente, quindi ne faremo anche degli altri nei prossimi mesi. Come già vi ho detto, destinare del turismo è uno dei nostri obiettivi e cercheremo attraverso non solo questa iniziativa ma anche altre far sì di portare avanti idee che abbiamo insieme agli altri consiglieri e assessore e il sindaco, e sicuramente sono abbastanza fiducioso, lo siamo tutti come amministrazione. Con Pippo Borrello, presente qua a Brolo per questa manifestazione, come al solito i vostri prodotti fanno sempre da apripista a questo tipo di manifestazioni enogastronomiche, salumi, formaggi, ma soprattutto prodotti del nostro territorio. Perfetto, noi siamo presenti proprio per promuovere tutte le nostre specialità, tutte le nostre eccellenze dei Nebrodi, dai salumi, dal suino nero, ai formaggi, un po' tutto, diciamo, ai dolcetti che facciamo con le nocciole. Tutto quello che si produce sui Nebrodi noi ce l'abbiamo su questo bel tavolo, bello attrezzato. Le olive schiacciate, che sono per questo periodo sono il massimo che si possa avere, il buon vino ovviamente, ricotta infornata primo forno, ricotta per grattugiare, abbiamo tutto, non manca proprio niente. Se c'è tanta gente che viene, che ben venga, e noi la facciamo degustare i nostri prodotti. Allora, il turista cerca sempre qualcosa di particolare, cerca lo sfizio, ogni anno magari ci ritorna, vi chiede sempre qualcosa di nuovo, voi cercate di anno in anno di fare trovare qualcosa di nuovo, ecco perché, per non abituare sempre alle stesse cose. Certo, quella è la priorità, che noi cerchiamo proprio ogni anno di portare qualcosa in più sulla nostra tavola, in modo che trovano le diverse qualità, le diverse specialità del territorio. Dicevo che tante volte il turismo lo abbiniamo alla buona cucina, in questo caso ai buoni prodotti, porta economia, ma non solo a chi la fa, ma porta economia all'interno di un paese, all'interno di una comunità. Certo, perché se ancora noi, per esempio, faccio un esempio molto banale, andiamo a raccogliere nocciole, anche se non c'è reddito, perché, però li raccogliamo, quel poco che riusciamo a fare li raccogliamo perché li dobbiamo portare, perché sono un'eccellenza, perché in passato sono stati proprio i noccioleti che hanno portato ricchezza in questo paese, in questi Nebrodi, dove da Tortorice a Montalbano, a Tripe, a Raccuio, Ocria hanno portato ricchezza, e quindi i nostri antenati hanno fatto tanti sacrifici e noi cerchiamo ancora di portarli avanti, di raccoglierli, di portarli poi da dove li lavorano, per poter fare la pasta o tutta la granella, per poter fare i dolcetti, il liquore alla nocciola, tutto quanto si possa fare di questi buoni prodotti. Antonio Raffaele, pasticceria Brolo, ci sono già i panettoni, ci sono tutto l'anno. Eh sì, abbiamo sbagliato un po' le temperature. Avete sbagliato periodo, no? La temperatura ci ha fregato oggi, eravamo più sull'invernale, però ci stiamo portando avanti. Allora, manifestazione dove si parla di buona enogastronomia, si parla di salumi, formaggi, ma si parla soprattutto di prodotti dolciari, e voi siete un esempio perché ci siete presenti da tanti anni in questa cittadina. Sì, 40 anni tra un pochino, tra qualche anno 40 anni, sì, un altro anno, 40 anni. Quindi un altro anno, allora chiedo qualcosa pure a te, cosa abbiamo qua davanti? Veloce, veloce, diciamo un po' i prodotti, vediamo qualcosa anche con la Sicilia bellissima, che prodotto è quello? E quello è un torrone di mandorle ricoperto di cioccolato bianco e con decorazione di mandorlimo, che è una pasta di mandorla nuova che abbiamo fatto l'anno scorso insieme a tutti gli altri pasticceri di Brolo. Allora, qua vediamo un po' di paste secche. Come sì, qua diciamo abbiamo i nostri prodotti di punta, che sono le paste di mandorla classiche, abbiamo i torroncini, che è uno dei nostri prodotti più apprezzati, e mandorla siciliana ricoperta di cioccolato bianco, croccantini di noccioli detti anche brutti ma buoni, e mandorlimo, la pasta di mandorla che abbiamo fatto l'anno scorso insieme a tutti gli altri pasticceri di Brolo, la pignolata messinese e i panettoni che troverete nel periodo natalizio. In più quest'anno presenteremo un nuovo gusto, che è gusto zuppa inglese. Allora, per chiudere, moglie di Antonio Raffaele, quindi conosce un po' i segreti di questo mestiere sicuramente. Allora, qual è il prodotto che in questo periodo, lasciando stare ovviamente il panettone, qual è il prodotto che in questo periodo, fine settembre-ottobre, si vende di più? Le paste di mandorla, quelle sono sempre... Paste di mandorla sempre? Sì, in tutte le versioni, col pistacchio, con le grane, ma sempre pasta di mandorla. Emanuele, ma da quanti anni ci sei, Giacomo? Da quanti anni ci sei presente sul mercato siciliano e non solo? La seconda domanda? La seconda no, è sempre la prima.
Da troppo poco tempo, perché si vede che quando uno è da un sacco di tempo, sono passati gli anni e quindi già cominciamo un pochino a... Non ci vuoi dire gli anni, sono tanti comunque. No, saranno una trentina di anni, dai. Ecco, 30 anni che ci occupiamo di cose dolci, parliamo di miele, è un qualcosa unico sui nostri Nebrodi. Penso che sei un po' il riferimento che è rimasto, diciamo, rispetto magari ad altri, che è conosciuto anche fuori. Sì, grazie a Dio adesso non è più come 30 anni fa, ci sono diverse aziende e onestamente che lavorano anche bene. Non è più come una volta, quindi si comincia a fare squadra, che è quello che serve. E in ogni caso il nostro territorio è parecchio vocato naturalmente per la produzione di miele, ma soprattutto per mantenere ancora, perché ormai il problema serio non è tanto la produzione del miele, ma mantenere le api vive. Ormai il discorso è questo, non si fanno più produzioni come una volta, non, basta pensare che le produzioni che avevamo qualche decennio fa erano sui 60-70 kg ad alveare come media, e l'anno scorso abbiamo toccato proprio il fondo, ma è da 5-6 anni che si va sempre più giù. Però nel 2024 abbiamo chiuso con una media di 7 kg ad alveare. Un po' troppo meno. E, sai, ormai ci piangiamo addosso a continuare a dire cambiamenti climatici e altro, però benvenuti in questa realtà, ma noi è da almeno 20 anni che lo ripetiamo. Non so cosa stanno combinando in questo momento a Siracusa, dubito che siano in grado di risolvere i nostri problemi, quindi noi ci diamo da fare e continuiamo così. Avevamo anche degli inviti per andare lì, ma sinceramente le passerelle non fanno per noi. Allora, la cosa importante è che il miele, il vostro miele è conosciuto. Chiudiamo sempre con una solita domanda: quale chiedono di più, quale va per la maggiore e cosa è cambiato rispetto a 30 anni fa? Forse ci sono più varietà. No, esattamente l'opposto. Fino a una decina d'anni fa riuscivamo a fare solo di millefiori, 20 tipologie diverse, più tutti i monoflora, dal castagno all'arancio, passando per il cardo, l'asulla, l'eucaliptus, l'asfodelo, il nespolo e tantissime altre piante che il nostro territorio è ricchissimo e quindi ci dava questa possibilità. Oggi con questi cambiamenti proprio repentini di tempo, dal caldo al freddo, di nuovo al caldo, di nuovo al freddo, eccetera, con questa fisarmonica, come la chiamo io, giustamente le api sono un po' scombussolate. Ribadisco, l'importante è tenere vive le api, che è la cosa fondamentale in ogni caso. Poi le tipologie di miele, ormai se ne riescono a fare 3-4 tipi, non di più. Quest'anno ad esempio ci siamo fermati a sulla, arancio, castagno, millefiori e poi la nostra propolina, che è il cavallo di battaglia, semplicemente la del millefiori con dentro propoli sempre prodotta da noi e cristalli di menta, che è quella che va un po' per la maggiore, soprattutto con questi sbalzi climatici, che aiuta tantissimo per la gola, insomma, e per quello che sono le vie aeree. Allora, ci troviamo in uno stand dove si beve, ma si beve del buon vino Lenzo, come vedete alle mie spalle. Allora, io poco fa chiedevo fuori dai microfoni quali sono, o quali sono le bottiglie, o qual è la bottiglia che in questa sera fate degustare rispetto ad altre. Ecco, avete un prodotto che lanciate, perché vedo tante belle scelte qua davanti. Beh, in realtà abbiamo diverse tipologie di prodotti. Stasera punteremo ovviamente sul rosso. Sul rosso possiamo partire sicuramente dal nostro Cabernet Sauvignon. Possiamo alzare, facciamo anche vedere tranquillamente. Questo vino si chiama Incontro, appunto un incontro tra un Cabernet Sauvignon, quindi un vitigno di struttura. E quest'anno ha vinto anche un premio a livello internazionale nella città del vino nel 2024. Il primo premio in assoluto. Allora, sì, scusi, dico, diverse qualità di vino, cercano il nero, cercano il bianco, il rosato, la clientela, non dico di Brolo, ma in generale, qual è quella che si sceglie di più? Beh, questo è un periodo in cui ci avviciniamo alla stagione di invernale, quindi sicuramente prettamente ci avviciniamo sul rosso rispetto al bianco, anche se il bianco ovviamente non guasta mai. Noi abbiamo anche una via di mezzo, abbiamo un prodotto nuovo, diverso, è un orange, vi faccio vedere. Praticamente è una via di mezzo tra un bianco e un rosso, è una macerazione tardiva. Quindi un vino di struttura, 14 gradi e mezzo. Si abbina a quale pietanza? Beh, sicuramente su un pesce importante, un pesce fritto, anche su qualche tipo di carne un po' più delicata, carne rossa, una tartare di carne. Con i funghi sicuramente andrebbe bene, visto adesso il periodo dei funghi.
Per chiudere, la vostra azienda in qualche modo cerca di portare avanti un po' il territorio, perché ovviamente il vino viene da questo territorio. La nostra azienda è stata fondata da signor Lenzo, che da una decina d'anni con molta dedizione e passione sta cercando di portare avanti questa piccola realtà che alla fine si sta trasformando in una realtà un po' più importante, con i nostri vigneti che si affacciano sul mare, sulle 400 metri di altezza in provincia, vicino al comune di Figarra. Quindi sono dei vitigni che prendono sia il mare che la montagna e speriamo di portare dei ottimi risultati, come già stiamo facendo da parecchio tempo. Allora, dice che lei è famosa perché i vostri prodotti li conoscono tutti. Parliamo di che cosa? Di conserve, ovviamente? Parliamo di prodotti trasformati, anche se in questa veste in realtà io rappresento due realtà riunite tra loro, che sono due ATS del territorio mediterraneo, produttrice di frutti tropicali. Intanto, per chi non lo sa, dove siete voi? Quale zona della nostra costa o dei nostri Nebrodi? No, io siamo di Motta d'Affermo, diciamo... tra i Nebrodi e le Madonie, in sostanza, okay. Motta d'Affermo. Allora, che conserve fate degustare questa sera? Vedremo anche delle tartine. Sì, questa sera abbiamo proposto ai nostri clienti una confettura di fichi d'India, sì. E una marmellata di limoni. Sono due dei prodotti più tipici del mio territorio, di cui siamo veramente produttori, anche se merita anche particolare attenzione l'origano di Motta d'Affermo, che è un prodotto proprio tipico che noi produciamo sul mio territorio, con delle particolarità, delle caratteristiche nella profumazione, negli oli essenziali differenti da altri territori. Per chiudere, il turista, il cliente magari che vi conosce, vi chiede sempre un prodotto nuovo ogni anno, oppure già conosce bene i vostri prodotti perché magari si cerca sempre qualcosina in più di poter degustare? Ecco, voi magari di anno in anno aggiungete qualcosa, ovviamente. Sì, allora diciamo che le marmellate che vanno di più sono quelle di albicocche, comunque le classiche, okay. Che la gente spesso mi va a prenotare anche l'anno prima per l'anno successivo. Però diciamo che cerchiamo sempre di diversificare la proposta per garantire anche delle novità. Tra l'altro noi siamo pure produttori di miele e rispetto alla gestione del miele piuttosto che delle arnie, annualmente proponiamo anche prodotti connessi come la lavorazione della cera, piuttosto che prodotti come il polline, il miele con varietà con le nocciole. Quindi cerchiamo sempre di diversificare la proposta, quello senza ombra di dubbio.
c'è tanto cibo, ma bisogna anche bere, e avete portato la birra in nelle classiche lattine, colori diversi, ovviamente saranno gusti diversi, dico bene? Naturalmente, gusti diversi, abbiamo portato tre diverse tipologie di birra, ognuna diversa dall'altra, con sentori e caratteristiche differenti. Rispetto al passato ovviamente bisogna evolversi, classica bottiglia va bene sempre, ma anche diciamo, quando si è in giro si ha la possibilità di portare un qualcosa che lo puoi portare bello fresco, lo stappi, come suol dire, lo bevi. Allora, noi siamo l'unico birrificio attualmente in Sicilia che produce autonomamente la birra in lattina. La lattina è un formato rivoluzionario che si adatta perfettamente alla birra, preservandone gusto e qualità del prodotto nel tempo. Inoltre è ecologico e quindi si va a sposare con la nostra idea di rispetto e sostenibilità ambientale, in quanto l'alluminio è un materiale che pesa meno, incide meno sul trasporto e soprattutto è riciclabile all'infinito. Ecco, per chiudere, se prendiamo le tre qualità di birra e spieghiamo un po' così per chi magari vi conosce benissimo, ecco, questi tre colori, l'altro qual è? Allora, rosa, qua... azzurrino e poi c'è quello più scuro. Queste tre. Allora, questa qua, la Bikini Beach, è una birra che produciamo unicamente nella stagione estiva, è una birra molto sperimentale e rivoluzionaria, in quanto insieme, diciamo, nella fermentazione di questa birra viene aggiunto del mango all'interno del fermentatore. La The Rock invece è il nostro bigliettino da visita, la birra più conosciuta e la più amata da tutti i nostri clienti. Invece quest'ultima, la Springsteen, è una birra leggera da 4,5 gradi, fatta apposta per la stagione estiva autunnale, molto profumata, e viene prodotta mediante una tecnica di luppolatura chiamata dry hopping, in cui vengono utilizzati luppoli importati dall'America. In mano a una castagna sicuramente non è una pezzatura che troviamo tutti i giorni. Siamo con Salvatore Cappotto, con l'azienda agricola La Castagna, d'altronde non potevate dare un nome diverso. Allora, la domanda sorge spontanea: perché queste castagne sono così grandi e che particolarità hanno? Allora, queste sono così grandi perché sono è una castagna, è un marrone molto particolare, la Bush de Bedizac, praticamente uno dei marroni più grandi che ci sono in natura, ce n'è solo un tipo un pochino più grande, e la particolarità di questo frutto è che non è aggredibile dal cinipide, è la cosa fondamentale, perché come ben sappiamo i nostri castagneti sono molto aggrediti dal cinipide, e questa è una caratteristica che mi permette di avere un ottimo prodotto e con una buona continuità di produzione. Allora, qua davanti ovviamente vediamo dei barattoli particolari, c'è qualcosa di trasparente, ecco, cosa producete? La crema e poi non solo questa? Allora, le nostre produzioni principali sono la marmellata di castagne e le castagne sotto rum e miele, due conserve diciamo molto importanti. Rum addirittura? Sì, rum e miele, zucchero e un concentrato, l'artefice naturalmente è lei del lavoro diciamo più pesante, io mi occupo di più della produzione, della raccolta e lei finalizza il prodotto. E come ti ripeto, questo è un prodotto che veramente ricercate, chi lo assaggia rimane colpito, e se infatti ho avuto dei buonissimi riscontri a livello di ordine e di quantitativi venduti. Allora, do per scontato che questa crema, si possono fare le bruschette, qualcosa, viene utilizzata per gli antipasti, per gli aperitivi, dove le indichiamo uno bravo come te a cucinare? Bravissimo. Allora, la particolarità di questa marmellata è che è molto duttile, si può usare sia sul salato che con il dolce, io la consiglio su un crostino di pane con dei funghi porcini, oppure su un formaggio stagionato, con anche per la semplicissima colazione o da degustare così a cucchiaio. Allora, una domanda la devo fare per forza a lei. Parliamo del rum. Sì. Ecco, quel prodotto come è consigliato, come conviene mangiarlo? Guarda, io lo consiglio a fine pasto come dessert, però non solo, si può anche utilizzare per il liquido dove le castagne sono, che contengono le castagne, anche per la bagna per una torta, e poi tritare le castagne e quindi utilizzarlo benissimo per fare un dolce, va benissimo anche in quello, oppure come ti ripeto a fine pasto come dessert, anche sotto Natale secondo me è un buon prodotto.
E invece la marmellata non soltanto, come dicevi tu, le bruschette, ma anche per fare una crostata. Noi per esempio realizziamo una torta molto buona che è la sbrisolona con la marmellata di castagne, okay. E che abbiamo già proposto ai clienti ed è molto apprezzata. E poi, come diceva mio marito, anche con i formaggi molto stagionati, si sposa, okay. Anche, si sposa molto bene, e è un po' per tutto, dico, va, una persona molto brava in cucina con tanta fantasia la può utilizzare come vuole. Chiudo dicendo, ma per arrivare a questa produzione, quanto lavoro c'è dietro? Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Vengono sbucciate tutte una per una. Una per una? Col coltellino? Sì. Come si usava una volta? Sì, una per una. Quindi vi aiutate a vicenda? Sì, diciamo, lei mi aiuta nella raccolta quando non è occupata naturalmente con i bambini. E io la sera, quando posso, gli do una mano a sbucciarle, a bollirle. Naturalmente ci aiutiamo come abbiamo sempre fatto insieme ogni cosa. Sindaco, stasera si cucina di nuovo, abbiamo Valeria Raciti, buona cucina, buoni prodotti e Brolo non poteva mancare ovviamente. Ma non è solo Brolo, vogliamo offrire non solo alla cittadinanza brolese ma anche a tutto l'Interland, nonché a coloro che sono qua presenti anche da fuori Sicilia, dimostrare che abbiamo non solo bravi cuochi, ed è una chef all'altezza, tant'è che ha vinto il Masterchef Valeria Raciti, ma oltretutto che vi sono prodotti eccezionali della nostra terra che sicuramente sono prodotti che valgono per qualità più di ogni altra parte al mondo, ed è questo che noi vogliamo mostrare con queste manifestazioni, estendendo quello che è una nostra consapevolezza anche fuori dalla Sicilia e fuori dall'Italia. Questo è lo scopo di queste manifestazioni. Io devo ringraziare l'assessorato all'agricoltura che ha finanziato queste manifestazioni e che dà a tutti la possibilità di offrire questi prodotti della nostra terra. Dirigente Ricciardello, Maria Ricciardello, orgogliosa come sempre, dietro ci sono i tuoi ragazzi, possiamo dirlo tranquillamente, l'alberghiero di Brolo, che stasera faranno, come si dice, saranno gli aiutanti di Valeria Raciti. Mi dice lei, bravissimi. Molto brave, un'ottima occasione per sperimentare, per cucinare insieme a una grande chef come la Raciti, e naturalmente l'alberghiero di Brolo è sempre pronto a fare partecipare gli alunni a manifestazioni come queste, che cercano di valorizzare i prodotti locali e anche di diffondere un po' quella che è la nostra cultura enogastronomica. Il vostro istituto ormai è un punto di riferimento non solo nella provincia di Messina, intanto vi spostate e vediamo anche fuori provincia. Noi partecipiamo alle manifestazioni intanto della nostra regione, siamo state a Couscous Festival, hanno partecipato i ragazzi, però ci spostiamo anche fuori provincia perché i ragazzi hanno anche bisogno di sperimentare, di vedere un po' com'è, a che punto è la ristorazione e i servizi di sala nel nostro territorio, ma anche in Italia e all'estero. Noi mandiamo molti ragazzi a fare attività di PCTO all'estero. A Carmelo Zino, ci dice il sindaco, siamo a questa seconda edizione, tanto lavoro dietro, ma la soddisfazione c'è poi perché tanta gente che stasera qua al Palatendo, questa seconda serata, quella conclusiva, fra poco lo show cooking, una bella serata di buona cucina, di divertimento, un po' di tutto. Sì, certamente una bella serata, è una serata di grande soddisfazione, ma un grazie va certamente all'assessorato all'agricoltura che con il finanziamento ha consentito questa serata. Siamo giunti alla seconda edizione di questo evento, un evento nel quale crediamo molto. Un grazie va a tutti gli standisti che questa sera hanno partecipato, perché la finalità di questo evento è di valorizzare i prodotti locali. Come dicevo, crediamo molto in questa opportunità, ci sono dei buyer e quindi è un'opportunità di confronto, ma è un'opportunità per far conoscere il nostro prodotto anche
anche fuori dei nostri confini regionali. Un ringraziamento va a Valeria Raciti, che tra poco si esibirà con lo show cooking, ma soprattutto un ringraziamento va all'Istituto Alberghiero, che collabora, che collaborerà con la Raciti e che è un'altra eccellenza del nostro territorio e del nostro paese. Possiamo azzardare, ci vediamo anche l'anno prossimo, possiamo dire così, di solito si dice non c'è due senza tre, vice sindaco. Certamente l'obiettivo dell'amministrazione è di riproporre questa formula, una formula che vede il coinvolgimento del comune di Brolo e del comune di Ficarra, speriamo, diciamo, con ogni opportunità certamente cercheremo di riproporlo il prossimo anno.